che abbia come sinonimo il rapporto tra esseri umani, non quello di altri gruppi. Prego, Monica. Ciao a tutti, sono Monica Cuccioni della scuola che accoglie. Mi sentite? Sì. Ok, allora non urlo di più. La scuola che accoglie è un gruppo che è nato spontaneamente nel 2017 a luglio e ci siamo uniti per contrastare le esclusioni scolastiche che a tuttora sono illegittime. Da lì poi la strada è stata lunga perché i diritti vediamo che ne vengono smangiati sempre di più anche in ambito scolastico e abbiamo deciso di tutelare i minori, gli alunni, i nostri alunni. Tra noi ci sono 2500 insegnanti e siamo presenti in ogni regione italiana, quindi un gruppo nazionale che sta continuando a crescere. Abbiamo insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, professori, personale APE, insomma chiunque lavori nell'ambito scolastico. Questi giorni stiamo promuovendo delle petizioni in tutte le regioni italiane che riguardano la riapertura a settembre delle scuole. Intanto ringrazio gli organizzatori per questa opportunità e l'ospitalità perché così possiamo dare la possibilità di raccogliere più firme possibile, perché di questo si tratta. Vi dico solo che la petizione in Emilia Romagna ha raggiunto 6.000 firme e grazie a questo hanno potuto ottenere un incontro in regione, partecipare al famoso comitato tecnico scientifico e parlare insieme di come riaprire e di come fare le mineria. Quindi a nostro avviso è un'ottima opportunità che abbiamo per riuscire a entrare anche noi in regione e dire almeno la nostra, almeno farci sentire. Vi leggo brevemente due stralci della nostra petizione così cascita. Nelle ultime settimane abbiamo assistito con attenzione al continuo susseguirsi di ipotesi riguardanti le modalità di ripresa delle attività scolastiche a settembre. Mantenimento della didattica a distanza, detta DAD, ricorso alla DAD informalista con studenti che alternano la didattica a distanza alla didattica in presenza, oppure il discorso di evitare gli famosi assembramenti nelle scuole, nelle aule scolastiche, l'obbligo delle mascherine, il distanziamento, le barriere tra i banchi, le diagnosi di tutti i colori. In qualità di genitori, docenti, dirigenti e cittadini ci chiediamo quale scuola vogliamo costruire per il domani ai nostri bambini, ai figli dell'Italia e su quali basi vogliamo raccogliere e incontrare nuovamente i nostri giovani. Fino ad ora è mancata una riflessione che ci permetta di ripartire in una condizione di benessere generale. Ciò che purtroppo emerge da tutte le proposte pervenute sino a questo momento è un principio di paura. Paura del contagio, paura del contatto, paura del respiro, della contaminazione, paura della vicinanza. In buona sostanza paura di vivere. In questa situazione immaginiamo un bambino, 6 anni, appena compiuti, 25 kg scarsi, primo giorno di prima elementare, un giorno atteso, importante. La mamma non lo può accompagnare in classe. Un bambino in prima elementare deve entrare da solo. A me sembra inconcepibile. La mamma non può accompagnarlo, entra da solo in una classe di sconosciuti, dei quali non distingo il viso. Avrebbe bisogno di un sorriso e nessuno può sorridere. Ha bisogno di una consolazione, ha bisogno di un abbraccio e nessuno può abbracciarlo. Distanziamento sociale. E solo, gli manca la mamma, quasi sicuramente piange. Non può piangere, perché le lacrime mangiano la mascherina, è pericoloso. La maestra gli dice che non può farlo, non può toccarsi, non può piangere, deve disinfettarsi le manine. E nessuno lo consola, nessuno gli sorride, nessuno può abbracciarlo, nessuno viene, andiamo a giocare con mio gormite. Distanziamento sociale. E noi non siamo d'accordo con tutto questo. Conoscere il distanziamento sociale, che implica una distanza non solo fisica ma anche umana degli altri, una distanza che è innaturale, che non fa parte di ciò che caratterizza ogni essere umano. Noi vogliamo invece parlare di assembramento in termini positivi, perché i bambini si assembrano naturalmente, in maniera innata si avvicinano, ricercano contatto, conforto, abbracciano le persone che sentono vicine, si scambiano gli oggetti, giocano, parlano a distanza ravvicinata. Riteniamo a questo punto doverosa una seria riflessione sulla proposta di utilizzo di dispositivi di protezione come le mascherine, perché ad oggi non si è aperto un sufficiente dibattito al riguardo. La prima considerazione su un eventuale obbligo della mascherina riguarda la difficoltà di respirazione.
alla quale va aggiunta anche quella di comunicazione, non meno importante. Trascorrere diverse ore con la mascherina davanti al naso e alla bocca può comportare gravissimi danni dal punto di vista fisico, emotivo, sociale e psicologico. Riguardo a questo si possono aprire ampi dibattiti chiamando in causa grandi esperti di questi ambiti. Io personalmente, faccio un inciso, ho contattato diversi specialisti piemontesi chiedendo loro di dare un contributo per avvalorare quello che noi stiamo chiedendo. E in questo QR code che trovate anche vicino al banchetto dove la mia collega sta prendendo le firme, troverete tutta questa serie di allegati che sono molto importanti e molto educativi, ai quali noi ci siamo appoggiati per portare avanti queste proposte. In ogni caso, a volte basta il consenso per capire che certe pratiche non sono attuabili e che i danni relativi a tali pratiche superano di gran lunga i benefici. In ogni caso, tante volte basta il scusate, per quanto riguarda la didattica a distanza, vogliamo far emergere l'incidenza negativa sulla salute fisica e psichica dei bambini a causa dell'utilizzo di uno schermo per così tante ore. Ci sono esperti che parlano della cosiddetta demenza digitale, fra tutti il più grande neuroscienziato del momento, Manfred Spitzer. Da diversi anni si parla anche di problemi di mantenimento dell'attenzione e dell'iperattività. Quasi tutti ne abbiamo sentito parlare, chiamando in causa proprio la sovraesposizione allo schermo e la sedentarietà. Se fa male a noi un monitor, ancora di più fa male a un ragazzo in crescita. I bambini e i ragazzi a quali viene negata la possibilità di crescere, di discernere i rapporti veri da quelli virtuali. Queste modalità non possono essere accettate nella normalità. Va precisato che la didattica a distanza è stata possibile in quanto i gruppi classe erano già formati e strutturati da settembre e dagli anni precedenti, e quindi le relazioni erano già nate, spesso sedimentate e strutturate. La didattica a distanza non può far nascere un gruppo classe in modo virtuale, sarebbe un gruppo privo di relazioni e interazioni umane. La vicinanza prossemica, la comunicazione verbale, ma soprattutto quella non verbale di cui i bambini si nutrono, che sfruttano le relazioni, fanno sì che le stesse relazioni nascano, si modifichino e si adattino. Bisogna anche tenere presente che più il bimbo è piccolo e più ha la necessità di conoscere e sperimentare le relazioni e i linguaggi. Vogliamo anche affrontare la necessità di tutti quei bambini con bisogni educativi speciali o disabilità. Sono stati di gran lunga i più penalizzati dalla didattica a distanza, tramite la quale non è stato e non sarà mai possibile mettere in atto i TEI, i PDQ o i TAI predisposti appositamente per ognuno di loro. Ricordiamo a questo punto la definizione di salute dell'OMS. La salute è uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, non è solo l'assenza di malattia. Bisogna allora ripensare alla scuola alla luce di quanto stiamo vivendo oggi. Possiamo parlare dagli edifici, partire dagli edifici. Le nostre scuole hanno spesso aree inutilizzate che possono essere riabilitate. Molti edifici non sono a norma secondo le leggi vigenti, dovrebbero essere quindi messi in sicurezza, sanificate tramite lavori di ristrutturazione. Tanti edifici scolastici sono anche provvisti di spazi all'aperto che potrebbero essere resi agibili. Deve essere stanziato del denaro per le scuole al fine di risanare gli spazi e non investire unicamente in tecnologie. Teniamo presente che nella nostra regione Piemonte abbiamo a disposizione grandi spazi immersi nel verde che si presterebbero molto bene per lezioni all'aperto. L'ambiente esterno è ricco di stimoli che possono essere finalizzati all'apprendimento. Musei, castelli, giardini, teatri, luoghi storici ben si prestano ad affrontare gli argomenti del curriculum. Perché non usarli? Perché non stanziare del denaro per fare questo, invece che comprare dei banchi su rotelle che non sono utilizzabili dai bambini delle elementari? Io già mi vedo fare gli autoscontri con quelle sedie sulle rotelle, sinceramente. Dobbiamo rimettere la pedagogia al centro della concezione di crescita dell'educazione civica e della formazione completa dei cittadini del domani. E dobbiamo essere consapevoli del fatto che le scelte che si faranno per le riaperture scolastiche di settembre incideranno enormemente sulle generazioni che verranno. Questo comporta una seria riflessione ed altrettanto serie prese di responsabilità nel ripensare la scuola. Abbiamo bisogno di essere ascoltati come genitori, come docenti, membri di quella società che stiamo costruendo insieme. Saremo noi il supporto per pensare in maniera coraggiosa una scuola che trasmetta valori umani, conoscenze, rispetto della natura e dell'altro.
Una scuola che investa sul territorio, sulle nuove generazioni, affinché crescano col coraggio di affrontare le sfide del futuro in un'ottica umana e comunitaria. Chiediamo, come insegnanti, genitori e cittadini responsabili del mondo del domani, di poter continuare a donare speranza e coraggio ai nostri ragazzi, perché questo è l'unico modo in cui si possa guardare al futuro. Questo è lo spunto della nostra petizione che potete leggere tranquillamente, la trovate online. Vi chiedo di firmare o qua al banchetto oppure online, anzi di attivarvi e magari stamparvi un modulo cartaceo e raccogliere anche voi le firme che poi ci invierete. Le potete inviare alla nostra mail piemonte@lascuolacheaccoglie.org e potete trovare tutte le nostre petizioni sul nostro blog, quindi se avete parenti in altre regioni potete chiedere loro di fare altrettanto. E il blog è lascuolacheaccoglie.blogspot.com. Insieme possiamo costruire il futuro che desideriamo per i figli d'Italia. Grazie a tutti. Grazie.